Benvenuti alla seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B, Girone B. Questa sera si affrontano l'Urania Milano contro la prima in classifica GSA Udine, prima in classifica insieme a Orzi Nuovi. Udine si presenta qua con l'incredibile score di 16 vinte, una persa proprio contro Orzi Nuovi, Orzi Basket. 32 punti in classifica, Milano piena corsa playoff, 22 punti, 11 vinte, 6 perse. Entrambe vengono da vittorie convincenti, Milano 89-66 su Vicenza, Udine 62-41 sulla Edime Spavia. Gara di grande prestigio per Milano, possibilità di giocarsela contro una delle più forti, una delle squadre più attrezzate in questo campionato per ambire alla promozione, allenata da Lino Lardo, ex coach di Milano, portò in finale l'Olimpia contro la Fortitudo nel 2005. Nel roster si è aggiunto recentemente anche Di Giulio Maria, giocatore ex Serie A, ex nazionale italiana, si è andato ad aggiungersi in un roster già fortissimo di suo. Per Milano i primi 5 sono De Bettin, cabina di regia, Torgano e Mariani le guardie, De Mine e Paleari lunghi, Udine in campo con Pinton, Poltroneri, Nobile, classe 95, playmaker, Castelli e il capitano Zacchetti. Panchina dunque, almeno all'inizio, per Di Giulio Maria. Si parte, è iniziata. Primo possesso per Udine. Piede perno, corto però il tiro, c'è il rimbalzo offensivo, Nobile dall'angolo lungo, ancora un rimbalzo offensivo, il secondo che concede Milano. Ora De Min con questa palla, senza subire il canestro, due rimbalzi però offensivi concessi da Milano. Bel taglio di Mariani, appoggia il tabellone, non trova il canestro, ma è buono il canestro per l'interferenza. Sono buoni i due punti di Mariani, primo canestro è suo. Primo canestro di Milano. Pinton aspetta l'uscita. Poltroneri subito risponde con un tiro da tre. Esce e tira, senza pensarci due volte. Mariani scarica in angolo, Torgano a spazio, anche lui da tre, non va. Riparte Udine. Caldissimo il tifo ospite, è arrivato qui a Milano in massa per sostenere la prima in classifica. Bel movimento di Zacchetti che però non trova il canestro. Riparte Milano con Mariani, blocco di De Min, raddoppio, De Min non controlla il pallone, palla persa. Palla persa per Milano, riparte Udine che non ha fretta, vuole ragionare. Pinton in cabina di regia in questo momento. Nobile esce, rischia l'anticipo Palari, buca, comunque recupera. Zacchetti, ancora è un errore per lui. Un po' impreciso Udine in questo inizio di partita, avrebbe potuto approfittare diversamente delle possibilità concesse da Milano. Paleari quasi sorpreso dell'assenza dell'avversario, che è caduto cercando forse un fallo di sfondamento che non c'era, non ha poi trovato il canestro.
Cotroneri, arresto il tiro dalla linea di tiro libero, lungo Zacchetti a rimbalzo, non c'è la spinta su Paleari. Castelli, scarico, Zacchetti non trova il canestro, entra e esce la palla, riparte ancora Milano, punteggio basso, 7 minuti e 20 al termine, 3-2 per la squadra ospite. Mariani scarica, Torgano non se la sente, De Bettin finta, scarico fuori, De Min da 2, appena dentro la linea, lungo, c'è però il rimbalzo, De Bettin, ancora 14 secondi per Milano, De Bettin sceglie la soluzione veloce, non trova il canestro, imprecise le due squadre al tiro in questo inizio, riparte Udine che conduce 3-2. Nobile, Castelli pensa al tiro, poi non lo prende, Zacchetti ha spazio da 3, non va, c'è ancora un ribalzo offensivo, Spaleari però strappa la palla dalle mani di Poltronieri, riparte Milano. Mariani, arresto il tiro da 3, non ci pensa due volte, errore per lui. Sei minuti e 20 al termine del primo quarto. Pinton, lo scarico per Zacchetti che trova il canestro dopo un paio di errori. Il capitano di Udine. 5-2 per la squadra ospite. Torgano spazio, scarico Paleari, non vuole prendere il tiro da 3. Torgano sì, solo rete per lui, risponde subito Torgano, la tripla di Zacchetti, 5 pari. Nobile, ancora sotto, De Min, fallo di De Min, il fischio è arrivato un paio di secondi dopo, sembrava fosse quasi convalidata dagli arbitri questa sua azione difensiva, ma evidentemente il fallo c'era, schiaffo, non è stato solo sul pallone. Nobile, arresto e tiro da 2, a segno il tiro di Pinton, 2 punti per lui. Paleari ci arriva, arriva su questa palla proprio ai limiti della linea di fondo, movimento, passo col piede perno, tiro cadendo all'indietro, corto, difficilissimo, coefficiente di difficoltà altissimo per questo tiro. Paleari poi va a recuperare palla, Mariani si tuffa, nessuno molla neanche un centimetro, la palla è di Udine, grande aggressività in campo, non si vuole concedere nulla al proprio avversario. Pinton da 3, lungo, si lotta a rimbalzo, Mariani non trova la palla, Nobile rimbalzo offensivo, appoggio al tabellone, 2 punti per Udine, 9-5 per la squadra ospite. Mariani palla in mano, Torgano esce, Paleari a spazio, De Bettin subisce il fallo da parte di Nobile, pronto pronto un cambio per Udine, anche se in realtà Truccolo non sta andando subito a sedersi sulla sedia del cambio, lo farà fra pochi secondi. Mariani, arresto e tiro in faccia all'avversario, Milano c'è, rimane a contatto, meno 2 rispetto a Udine. Tenta lo scarico, difficile, Torgano, molto aggressiva la difesa di Milano. Paleari su Poltronieri, uno contro uno, arresto e tiro da 2, c'è l'errore comunque, De Min va a rimbalzo, riparte Milano. Torgano, esce Mariani,
intercetta Poltronieri, il passaggio per Torgano, contropiede Udine, ha spazio Castelli, prende il tiro, un po' fuori ritmo, c'è Pout, palla ancora Udine, rimbalzi offensivi, tallone d'Achille dell'Urania, Milano concede tantissimi rimbalzi. Castelli, tiro cadendo all'indietro, non c'è canestro, riparte Milano, 3 minuti e 5 secondi al termine del primo quarto, 9-7 per Udine. Mariani con l'aiuto di Demi prova a sfondare il muro, gli strappa la palla di mano Ferrari, partita di un'aggressività incredibile, di un'altra categoria sembra questa partita, non sembrano squadre di Serie B. De Bettin va, subisce il fallo, Andrea Lunetta con due tiri liberi. Per l'aggressività e la fisicità che stanno mettendo in campo queste squadre, non sembra una partita di Serie B. E di Udine si sapeva, Milano sta facendo veramente più del suo, sta tenendo fisicamente a livello di tensione, a livello fisico. Siamo solo all'inizio, ma per la squadra di casa è più che promettente questo inizio. Cambio nel frattempo per Udine, dentro Truccolo, De Bettin è già in lunetta, pronto per i suoi tiri liberi. Segno il primo tiro libero. Due su due per il playmaker milanese. 9-9. Truccolo appena entrato. Va con i tre piccoli, Lino Lardo, Truccolo, Nobile, Pinton. Ottimo movimento di Ferrari. Più due Udine. Paleari parte da lontano. Scarico, no look per Torgano, che passaggio di Paleari, 11-11, rimane lì Milano, Torgano tenta l'anticipo, quasi ci riesce, però la palla è uscita. Altro cambio per Udine, esce Nobile, dentro Marchetti, spazio, molto spazio, c'è però l'errore di Pinton, rimbalzo di Milano, riparte con De Bettin, scarico per Mariani, sfondamento, sfondamento di Mariani, va a protestare con l'arbitro. Dice pari, 1 minuto e 24 al termine del primo quarto. Marchetti supera la metà campo contro De Bettin, che sfida tra i due piccoli. Marchetti, c'è il fallo di De Bettin, velocissimo Marchetti. Esce proprio De Bettin al primo fallo, entra Stjepović, l'uomo dei minuti finali, l'uomo dell'ultimo tiro. Entra a 1 minuto e 12 dal termine.
spazio per il tiro di Truccolo, errore per lui da tre, dalla lunga distanza. Riparte Milano, un minuto esatto al termine del primo quarto. Mariani, scarico per Paleari, primo vantaggio Milano, 13-11. Parte subito Udine. Paleari anticipa. Mariani recupera, campo aperto, 1 contro 0, va, appoggia, comodo al ferro, più 4 Milano, 15-11, fallo tecnico fischiato a Lino Lardo per proteste, fallo tecnico alla panchina di Udine, allenatore della sua esperienza, si lamentava di un fallo sul recupero palla di Milano non ravvisato dagli arbitri. Mariani in lunetta, errore di Mariani, possesso è di Milano. Paleari, Mariani, giro in palleggio, sfondamento ancora di Mariani al secondo fallo, il secondo sfondamento, pronto il cambio, fuori Mariani, dentro Marra, ...32 secondi al termine di un infuocato primo quarto, se questo è l'inizio non osiamo pensare agli altri tre quarti. 30 secondi in questo momento, 15-11 per Milano. Marchetti aspetta qualcuno dei suoi che esca, palla bloccata, Marchetti va, c'è il fallo di Marra. Due tiri liberi per il numero 5 di Udine. Segno il primo tiro libero. Due su due per Marchetti, 15-13 il punteggio, riparte Milano, 18 secondi, Marra, 10 secondi in questo momento, Stjepović palla in mano, Paleari cadendo all'indietro, si aiuta col tabellone, non trova il canestro, Marchetti, la sirena, non buono il tiro, 15-13 per Milano alla fine di questo primo quarto, veramente bellissima questa partita. Primo quarto stupendo, tensione altissima, aggressività in campo, fallo tecnico fischiato alla panchina di Udine per proteste del coach Lino Lardo, più 2 Milano, partita molto equilibrata, forse più di quello che Udine si aspettava. Vediamo se Milano riuscirà a tenere questo ritmo, questa aggressività anche nel secondo quarto. Vedremo come reagirà Udine a questo svantaggio. Per Udine, dentro di Giulio Maria,
numero 10, l'uomo d'esperienza. Serie A, lo ricordiamo, con Cacu, Cantù, Varese, Sassari, Roseto, Udine. È proprio qui che è tornato. Classe 79 di Roma. Lardo gioca la carta di Giulio Maria all'inizio secondo quarto. Parte Milano. Dentro Ganguzza per Milano. Demin. Tabellone dei 24 secondi è saltato nel frattempo. Gli arbitri non hanno ancora fermato il gioco. Di Giulio Maria contro Demin. Giro, passo e tiro. Primi due punti per il numero 10 di Udine. Ora si ferma il gioco per provare a mettere a posto il cronometro. Sta tentando ancora di risolvere il problema al cronometro dei 24 secondi. Nel frattempo, simpatico siparietto, tifosi di Udine hanno chiesto saluto di Paleari, capitano di Milano, sponendo uno striscione che non siamo riusciti a vedere dalla nostra postazione. Paleari ha riso, ha salutato i tifosi ospiti, sta ancora ridendo adesso. Momento goliardico. Nel frattempo il gioco è fermo da ormai un paio di minuti per provare a risolvere il problema del cronometro dei 24 secondi che a inizio secondo quarto non ha funzionato. Da quel che abbiamo capito si gioca senza il cronometro dei 24, come nelle giovanili probabilmente conteranno gli arbitri, segnaleranno. Anzi no, cronometro è partito, problema risolto. Si riparte dal 15 pari. A inizio secondo quarto, Ganguzza, tiro da tre, corto, anzi no, solo rete per lui, solo rete. Ci ha ingannato la sua parabola che lenta lenta si è infilata nel canestro per il primo 3 Milano. Truccolo, super amara, raddoppiato,
di Giulio Maria, su di lui Ganguzza, ancora Truccolo, sorpassa Mara che commette fallo, vuole più aggressività da lui, deve tenere difensivamente, deve ancora crescere Mara, classe 98, già ha fatto tanto, già sta crescendo, letale dal tiro da tre. In difesa deve ancora fare strada, ma il tempo è decisamente dalla sua parte. Di Giulio Maria va a sportellate con Demin, si avvicina a canestro, Demin lo stoppa, però di Giulio Maria ancora, terzo tentativo, alla fine la meglio Demin, la battaglia la vince lui. Riparte Milano, Stjepović uno contro uno, palleggio prolungato, isolato, non trova il canestro. Riparte Udine, Truccolo, Stjepović aggressivo, spazio non sfruttato da Ferrari, però rimbalzo di Giulio Maria, errore per lui, Demin tocca, ultimo possesso per Udine, proteste di Giulio Maria che si gioca il credito del suo passato permettendosi di protestare in modo veemente con gli arbitri, immaginiamo che alla prossima non gli sarà perdonato. Spazio per Poltroneri, lo sfrutta con la bomba del 18 pari. Levettin supera la metà campo. Demin ha spazio da tre, lo prende, non va al suo tiro, Ganguzza lotta a rimbalzo, tap out per Mara, un'altra possibilità per Milano, tutti concentrati i giocatori, anche chi è entrato dalla panchina. Fallo, spinta di Marchetti su De Bettin. Time out chiesto da Udine. Minuti e 56 al termine del primo tempo di questa bellissima partita, 18 pari tra Milano e Udine. Possesso Milano con Demin, Ganguzza chiude il palleggio, va da Mara, 3 secondi, doveva forzare Mara, non se l'ha sentita, ha scaricato per De Bettino, adesso però c'è un secondo per Milano. Non c'è, scadono i 24 secondi. Rimane 18 pari il punteggio. 6 minuti e 40 al termine del secondo quarto. Riparte Udine.
Truccolo di Giulio Maria contro Demin, stoppata di Ganguzza, ma c'è il fallo secondo gli arbitri, spinta oltre alla stoppata. Chiede spiegazione Ganguzza, non sembra molto convinto. La spiegazione degli arbitri sta di fatto che c'è stato il fallo, ci sono due tiri liberi per Ferrari. Assegno al primo tiro libero. Non va al secondo, Demina rimbalzo, più uno Udine, riparte Milano. Paga spazio, arresto e tiro da due, solo rete per lui, solo rete per Mara. Più uno Milano. Poltroneri, arresto e tiro, equilibrio precario, ma c'è il canestro del numero 21 di Udine. 21-20 per la squadra ospite. Devetti cerca spazio sulla linea di fondo, va da Mara da tre, a segno ancora Mara, 5 punti consecutivi, più 2 Milano. Di Giulio Maria, ottimo assist per Marchetti che sbaglia, ma c'è il fallo di De Bettin e andrà in lunetta con due tiri liberi. Esce De Bettin, dentro Torgano, segna il primo tiro libero di Marchetti. Non va al secondo, Ganguzza rimbalzo, riparte Milano, rimane più uno la squadra di casa, 23-22 il punteggio. Demina spazio, consegna per Stjepovic. Torgano dall'angolo, tiro in sospensione, solo rete anche per Torgano, 26 Milano, 22 Udine. Marchetti contro Mara, Ferrari. Dopo se la passate dietro la schiena, ottimo canestro per lui. Demin, spalla canestro, Mara, spazio da tre, non va stavolta, c'è però il rimbalzo di Demin che va a appoggiare per due punti, presente anche a rimbalzo offensivo Milano. Carico, Poltroneri, Zacchetti, errore per lui, recupera la palla Stjepovic, 3 minuti e 20 al termine del secondo quarto, 28-24 per Milano. Torgano, scarico, Ganguzza, Stjepovic, Mara,
rischia il passaggio, intercettato, possesso ancora per Milano, fuori De Min, dentro Paleari. Fallo di Ferrari su Ganguzza. Cambio per Udine. Fuori Ferrari. Dentro Castelli, numero uno della squadra friulana. Stiepovic, scarico, Marra da tre, non va, rimbalzo di Torgano, Paleari, che assist per Stiepovic, che assist, 30 a 24 per Milano, ancora un timeout per Udine. Poltroneri, Zacchetti, Mara tocca la palla, che azione difensiva di Mara, Ganguzza incredibilmente consegna quasi palla a Zacchetti, possesso per Udine. Infuriato coach Ghizzinardi. Due minuti e 22 al termine. Nobile. Pinton tira cadendo all'indietro, Zacchetti, Castelli non trova il canestro, riparte Milano, no, molle Torgano al passaggio per Paleari, intercettato, contropiede 2 contro 2 per Udine, non lo sfrutta, rientra la difesa di Milano. Zacchetti contro Ganguzza, Poltroneri da tre, errore, però rimbalzo offensivo di Zacchetti, Nobile. Mismatch. Castelli contro Marra. Terzo fallo di Marra. Lunetta
Castelli. Segna il primo tiro libero. Corto il secondo, rimbalzo di Stiepovic. Meno 5 Udine, un minuto e mezzo al termine del primo tempo. Targano. Tiro, sospensione. Che canestro di Targano. 32-25 per Milano. Fallo di Targano. Andrea Lunetta, ancora Castelli. Primo fallo per Targano. Segno il primo tiro libero. Due su due per Castelli. Time out Milano. Sul 32-27 per la squadra di casa. Secondi per terminare questo primo tempo intenso, bellissimo per tutti gli appassionati di pallacanestro. Ganguzza consegna De Bettin. Fallo di Ferrari. Secondo fallo per il numero 14 friulano. Stiepovic sotto canestro. Va, non trova il canestro, ma Andrea Lunetta con due tiri liberi. Fuori De Bettin, rientra Marra. Non va al primo tiro libero di Stiepovic. Zero su due per lui. Riparte Udine. Torgano strappa palla dalle mani di Ferrari, ma il possesso è ancora per Udine. Si schiera zona Milano su questa rimessa. Pinton,
Nobile. Castelli tira cadendo all'indietro, non va, ma c'è il rimbalzo offensivo di Poltroneri. 4 secondi, Nobile, scarico, non c'è il canestro, finiscono qua i 24 secondi, finisce il primo tempo, 32 Milano, 27 Udine. Sta per iniziare il secondo tempo della partita tra Milano e Udine. Il primo tempo si è concluso 32 a 27 per la squadra di casa. Una partita bellissima, intensa. Nessuna squadra molla, neanche un centimetro. Tensione alle stelle. Vedremo se il secondo tempo sarà in linea col primo, ma le premesse ci sono tutte. Sta di fatto che la prima in classifica, Udine, è sotto di 5 punti contro Milano. Udine! 10 punti in classifica separano le due squadre, ma sul campo non si vede. Un po' di statistiche, primo tempo per Milano, tornano 10 punti, Paleari 2, De Bettin, De Min 2, Mariani 6, Ganguzza 3, Stefovic 2, Mara 5, per Udine spiccano gli 8 punti di Poltroneri, 5 di Ferrari. Si è ripartiti, Udine, possesso palla per la squadra ospite. Dentro di Giulio Maria anche, l'uomo d'esperienza. Ex Serie A, scarico, c'è spazio per Castelli da 3, non va, rimbalzo di Paleari, possesso Milano, rischiato Paleari, Castelli però nel recupero ha messo piede sulla linea, la palla di Milano. Paleari contro di Giulio Maria. Paleari a spazio, prova il tiro da 3, corto. Riparte Udine. Marchetti va a scaricare per di Giulio Maria, che commette infrazione di passi, protesta, dice di essere stato spinto. Sta di fatto che è una palla persa per Udine. Milano, punteggio ancora fermo su quello del primo tempo, 32-27. Paleari perde palla. Esulta Udine, ogni palla è fondamentale, lo sanno i 10 giocatori in campo, lo sa il pubblico. Riparte Marchetti contro De Bettin, questo è il duello dei piccoli. Truccolo contro Mariani, Poltroneri, arresto e tiro con le mani di Ganguzza davanti, errore di Poltroneri, riparte Milano. Mariani riceve il pallone da Paleari, glielo ridà Paleari, infrazione di passi anche per lui, ha mosso il piede perno. 0-0 in questo secondo tempo, in questo terzo quarto. Ora Udine palla in mano, Truccolo. Poltroneri va sotto, stoppato Castelli da Ganguzza. De Bettin non si accorge che il giocatore di Udine ha recuperato e va a inchiodare la scacciata a una mano. Castelli, De Bettin recuperato da Marchetti, non si era accorto, perso palla. Primi due punti del terzo quarto sono di Udine,
29 Udine, 32 Milano. Paleari rischia ancora, aggressività di Udine è salita, questa volta c'è il fallo di Truccolo, ha alzato se possibile ancora il livello dell'aggressività Udine, già altissimo nei primi due quarti. In subito al volo trasforma l'assist di Paleari in un canestro, 34-29 per Milano. Giulio Maria sotto per Castelli e stavolta non si fa stoppare, appoggia tabellone, meno 3 Udine, 7 minuti al termine del terzo quarto. Mariani il resto rischia di perdere palla, ma recupera Mariani. Ganguzza, Paleari va a subire un fallo durissimo da parte di Giulio Maria. Stjepović va fino in fondo nel traffico, non trova il canestro, contropiede Marchetti per le palla, riparte Milano 2 contro 1, Stjepović per Paleari, non trova il canestro per la paura della stoppata di Giulio Maria, riparte Udine. Milano ancora davanti, 34-31, Udine, Truccolo va a scaricare per Di Giulio Maria, 3 secondi in area, effettivamente era lì da una vita, stato sfuriamente, se non fosse stato servito non avrebbero fischiato, ma a quel punto quando ha ricevuto palla, 3 secondi, è un fischio che viene fatto raramente. Ma nessuna protesta da parte di Giulio Maria. Mariani contro Castelli. Rischia. Scarico in angolo, una fucilata per Levettin che non controlla. Palla persa Milano. La tensione raffredda le mani, ma scalda gli animi di questa partita senza un attimo di respiro. 34-31 per Milano. Truccolo va a cercare l'assist ma sbaglia, perde palla, riparte Milano con De Bettin, scarico per Stjepović, che assist di De Bettin, time out Udine, Milano ancora avanti 36-31.
Riparte Udine, 36-31 per la squadra di casa, Milano. Poltroneri contro Stiepovic, Truccolo contro Mariani, dentro per Di Giulio Maria, fallo di Paleari. Marchetti chiude il palleggio. Perle palla Udine e poi c'è il fallo di Castelli. Pronto Nobile. Nobile dentro per Marchetti. Sei 31 per Milano. Mariani, infrazione di passi, ha avuto un attimo di esitazione, probabilmente ha pensato al tiro immediato, poi ha deciso per la penetrazione, un attimo di esitazione che gli è costata l'infrazione di passi, giusta, fischiata dagli arbitri. Riparte ora Udine da almeno 5. 4 minuti e 45 secondi al termine del terzo quarto. Poltroneri, fallo di Stiepovic su di lui. Mette a zona Milano, come quasi sempre capita sulle rimesse. Fallo di Stiepovic su di Giulio Maria. Tre falli di squadra sia per Milano che per Udine. Va lunga la rimessa per Poltroneri. 10 secondi da adesso per terminare l'azione per Udine. Truccolo dentro di Giulio Maria. Scarico in angolo per Nobile. Truccolo. Bisogna forzare allo scadere. Sono scaduti i 24 secondi. La palla ha toccato la retina esterna. Punteggio invariato. 36-31 per Milano. 4 minuti e 6 secondi al termine del terzo quarto. De Bettin prova, subisce il fallo di Nobile. Doppio cambio per Udine. Fuori Truccolo e Castelli. Dentro Ferrari e Pinton. Fuori Stiepovic, dentro Torgano per Milano. Paleari, penetrazione, conto di Giulio Maria, va a trovare un canestro incredibile di Paleari. 38 Milano, 31 Udine. Pinton, da tre, riporta sotto i suoi, appena entrato il numero 13 friulano. Sotto 34 per Milano. Fallo di Nobile.
cambio per Udine nel frattempo, Zacchetti per Di Giulio Maria. Due tiri liberi per Mariani. Udine ha superato il bonus. Segna il primo tiro libero di Mariani. Due su due per lui. Alza la difesa Milano. 40-34. Canestro di Ferrari. Milano 36, Udine. Paleari contro Zacchetti, i due capitani a confronto. Paleari va, scarica per Demin, uno contro uno contro Zacchetti, tiro impossibile da dietro la struttura, la palla prende la struttura. Demin ha forzato ma mancavano ancora 7 secondi, c'era forse tempo e modo per organizzare un'azione offensiva un po' più strutturata. Ora Udine, possibilità di tornare veramente sotto, contro Demin, scarico fuori, rischia, Nobile controlla la palla, 7 secondi, resto tiro di Nobile cadendo lateralmente, non c'è fallo, non c'è niente, riparte Milano. Paleari scarica in angolo, De Bettin da 3, solo rete per il playmaker Federico De Bettin. 43 Milano, 36 Udine, 1 minuto e 50 al termine in questo momento. Zacchetti contro Torgano. Raddoppio di Paleari. Poltronieri da 3, risponde subito Poltronieri. Tre su cinque da tre per il numero 21 friulano. Demin si va sotto da Paleari, scarico, che assist di Paleari, che assist per Mariani, che assist. Nobile pensa al tiro, poi non lo prende. Buono il canestro e fallo di Demin. Ci sarà il tiro libero supplementare per Ferrari. Udine non molla, ovviamente. Errore al tiro libero per Ferrari, riparte Milano sul più 4, 45 secondi per terminare questo quarto. De Bettin, piede perno, Mariani dentro, stoppato da Poltronieri. Occasione per Udine per riavvicinarsi ancora prima della fine del quarto. 30 secondi, 14 per l'azione. Pinton va da Zacchetti, è lui il capitano che va a segnare da 2 in sospensione. Ultimi 12 secondi del quarto, De Bettin supera la metà campo. 45 Milano, 43 Udine. Paleari a spazio, pensa al tiro, non lo prende. C'è il fallo di Zacchetti, Andrea Lunetta con 2 tiri liberi Paleari. E poi Udine avrà 2 secondi e un decimo per terminare l'azione. Thank you.
Segna il primo tiro libero di Paleari. Buono, clamoroso errore difensivo, il canestro è da due perché c'è stata l'interferenza. Un secondo, Nobile forza, non trova niente. Milano chiude il terzo quarto, 48-43. Il tentativo di contestare il secondo libero di Paleari che danzava sul ferro, c'è stato il tocco. Per Milano, partita intensissima, livello difensivo, livello di aggressività altissimo. È tutto pronto per l'inizio dell'ultimo e decisivo quarto di questa bellissima partita tra Milano e Udine. Milano che aspira ai playoff e sfida la prima in classifica, che finora ha perso solo contro l'altra prima in classifica, che è Orsi Nuovi. Per ora Milano continua a essere davanti, ma tutto si giocherà in questi ultimi 10 minuti infernali di partita. Si parte dal 48-43 per la squadra di casa. È iniziato l'ultimo quarto di partita, possesso Milano. Stjepović, Demin, Torgano a spazio, da tre, a segno, Torgano, ancora lui. 13 punti, 3 su 4 da tre. Nobile. Chiude il palleggio, Pinton. Deve forzare, Poltroneri. Non trova il canestro, Stjepović. Tocca, possesso Udine. Milano 51, 43 Udine. Possesso ancora per la squadra ospite, 14 secondi. Nobile. Zacchetti, infallibile da quella posizione. Due punti per lui, due punti per il capitano di Udine, che tiene i suoi a galla. Meno 6 per la squadra ospite. Toccano ancora lui. Da tre, non c'è canestro. De Mina, rimbalzo offensivo. Torgano, fallo in attacco. La spinta con la quale si è liberato di Pinton. Non è d'accordo Torgano, ma gli arbitri l'hanno vista così.
riparte Udine. Stiepovic su Nobile. Ferrari consegna. Zacchetti pensa al tiro, poi lo prende da due. Non va, si lotta a rimbalzo. Stiepovic alla meglio, riparte proprio lui in palleggio, poi si ferma a ragionare. Torgano. Pagliari da tre, non va, chiede il fallo. Stoppata di Torgano, clamorosa. Va in cielo Torgano a stoppare quella palla. Possesso ancora per Udine. Zacchetti da tre, non va, si lotta a rimbalzo, alla fine la palla finisce a Mariani, contropiede Pagliari contro Zacchetti, fallo del numero 7 di Udine. Doppio cambio per la squadra ospite, per Lino Lardo. Dentro Marchetti e Truccolo, fuori Nobile e Poltroneri. 51 Milano, 45 Udine. Mariani in angolo, esce. Finta di palla consegnata, assist poi di Pagliari per Stiepovic. È il quinto assist di Pagliari, quinto assist di Pagliari, incredibile questo giocatore. Torgano subisce un blocco durissimo e falloso secondo gli arbitri da parte di Zacchetti. Fuori Zacchetti, dentro Castelli. ...53 Milano, 45 Udine... ...6 minuti e 50 al termine della partita. Torgano. Demin. Palla dentro per Pagliari. Non c'è niente secondo gli arbitri. Chiede calma Pagliari a Demin, chiede calma ai suoi, anche Ghizzinarli. Riparte Udine. Truccolo va da Marchetti. Pinton, arresto e tiro da tre, lungo, rimbalzo di Pagliari, riparte Milano. Stiepovic spinge, scarico per Mariani, va sulla linea di fondo, fuori per Demin da tre, posizione centrale, lungo il tiro, riparte Udine, contropiede. Truccolo si ferma per il tiro da tre, non trova il canestro. Possesso Milano, time out chiesto da Udine. 5-3, 4-5. Per Milano. 6 minuti e un secondo al termine della partita. Lino Lardo ha chiesto time out, vuole provare a organizzare qualcosa per il recupero dei suoi, per il rush finale. Si riparte.
Stjepović a superarla a metà campo per i suoi. Si va sotto da Paleari. Tiro cadendo all'indietro, difficilissimo, errore di Paleari, riparte Udine. Adesso è tiro da tre di Pinton. Non c'è il canestro, rimbalzo di Torgano. Riparte Milano, spinge De Bettin. Possesso Milano. Errore troppa fretta da parte di De Bettin, chiede scusa a Torgano. Ferrari, Pinton, ancora Pinton, palleggio prolungato, adesso lo chiude, va da Castelli, non è buono il canestro, fallo di Paleari. Solo rimessa per Udine. Fallo di Stjepović su Marchetti. Terzo fallo per Stjepović. Rimessa per Udine. Truccolo va in penetrazione centrale, tiro cadendo, fallo ancora di Paleari, incredulo, due tiri liberi nel frattempo concessi a Truccolo, terzo fallo per il capitano milanese. Non va al primo tiro libero di Truccolo. Assegno secondo. 46 Udine, 53 Milano. 4 minuti e 40 al termine della partita. De Bettin chiude il palleggio. Esce bene comunque Milano. Torgano. Bettin rischia, per le palla, infrazione di quinta campo. Sono i momenti decisivi, tremano le gambe, le mani sono fredde. Pinton chiude il palleggio, va da Marchetti. A segno la tripla di Pinton, la tripla del meno 4. Time out chiesto da Ghizzinardi per Milano, 4 minuti 6 secondi al termine della partita, 5-3 Milano, 4-9 Udine.
Riparte Milano. Difesa super aggressiva di Udine. Mariani. Ancora una palla persa per Milano. Fucilata di Mariani. Paleari non controlla. Udine può tornare a un possesso di distanza. 53-49. Pinton. Castelli. Ancora da Pinton. Passaggio dietro la testa. Una follia. Palla persa per Udine. Milano già in attacco. Stiepovic prova ad andare da Paleari. Non ci riesce. Demin va da Torgano ma rischia. Demin. Paleari da tre. Non entra stasera dalla lunga distanza. Tiro di Paleari. Fuori Marchetti, dentro Portroneri per Udine. 3 minuti, 5 secondi al termine. Portroneri va fino in fondo, scarica fuori per Truccolo dall'angolo. Errore di Pinton, riparte Milano con Mariani. Stiepovic trova il fallo, Andrea Lunetta con 2 tiri liberi. Stiepovic in Lunetta sul 53-49 per Milano. Assegna il primo tiro libero di Stiepovic. Due su due per Stiepovic. 5-5 Milano, 4-9 Udine. Stiepovic duro su Pinton. Poltroneri. Arresto e tiro da due. Non va. Si lotta a rimbalzo. La meglio alla fine Demin. Riparte Milano. 2 minuti e 13 al termine. Paleari dentro l'area. Va a subire il fallo da parte di Castelli. Andrea Lunetta col tiro libero. Con 2 tiri liberi. Non va il primo tiro libero di Paleari. Lungo. Sul secondo ferro. Uno su due per lui. 56 Milano, 49 Udine. 2 minuti e 5 secondi in questo momento. Pinton. Carico per Ferrari. Non c'è il canestro, c'è il rimbalzo di Stiepovic e il fallo è fischiato proprio ai danni di Stiepovic, che avrebbe spinto Castelli. 2 tiri liberi per Castelli. Assegno, primo tiro libero di Castelli, quello del meno 6, 2 possessi pieni, ma ora possibilità di portare
a meno 5, non l'assoluta, tiro corto, più 6 Milano, 1 minuto e 50 al termine della partita. Stiepovic in cabina di regia, va da Mariani, truccolo aggressivo ai limiti del fallo, anzi li supera, saranno due tiri liberi per Mariani. Segna il primo tiro libero di Mariani, più 7 Milano, 1 minuto e 40. Errore sul secondo tiro, rimane più 7 il punteggio, 57 a 50, riparte Pinton per Udine. Torgano tenta l'anticipo, pallo su Poltroneri, proprio di Torgano. Tre tiri liberi secondo gli arbitri. Secondo gli arbitri il tiro era da tre e quindi saranno tre tiri liberi per Poltroneri. Segno il primo. Assegno anche il secondo. Tre su tre per Poltroneri. 57 Milano, 53 Udine, 1 minuto e 25, meno 4 per la prima in classifica sul campo di Milano. Torgano, scarica per Paleari, finta di consegnato, va a appoggiare al tabellone, due punti per Paleari. Time out Udine, 59 a 53 per Milano, 1 minuto e 11 al termine. Siamo all'epilogo, alle battute finali di questa partita. Si è riportata sotto Udine con i tre tiri liberi di Poltroneri per il fallo di Torgano su tiro da tre, ma poi ha risposto Paleari con una grande azione, finta di passaggio consegnato, penetrazione, appoggio al tabellone nonostante il traffico, nonostante l'opposizione dei giocatori di Udine. Punteggio 59-53, meno 6 per la prima in classifica. Comunque vada a finire, i 10 punti di distacco in classifica non si sono visti stasera, non si sono visti qua al Palaiseo di Milano. Ora rimessa in zona offensiva dopo il time out per Udine, che non ha più tempo, cercherà una soluzione veloce. Truccolo, spazio per Castelli da tre, a segno, è proprio quello che voleva Udine, tutto solo Castelli, il canestro del meno 3 per Udine, 59-56. Paleari consegna a Mariani, scarico per Lemin, ancora Paleari, finta tiro da tre, appoggia dolcemente dentro la retina, 6-1, 5-6 Milano, 35 secondi. Pinton, Castelli, scarica, truccolo da tre, a segno con la parabola altissima, non è ancora finita, time out Milano, 6-1.
Milano, 5-9 Udine e 25 secondi da giocare. Tornata sotto Udine, tornata sotto a meno 2, tenta l'ultimo colpo di coda per portarsi avanti al photo finish e continuare la propria cavalcata. Milano invece per entrare definitivamente tra le grandi di questo campionato, di questo girone, tra chi può dire la sua per la promozione in Serie A. Ora rimessa in zona offensiva per Milano. 25 secondi quindi e 5 decimi, quindi un secondo e mezzo, un secondo e 5 decimi di discrepanza. Fallo immediato, questa è la scelta di Linolardo. Fallo immediato di Ferrari, non si è mosso il cronometro, Mariani in lunetta, cronometro fermo, anzi è passato un secondo, un secondo esatto. Mariani segna, freddissimo, il canestro del più 3, il possesso pieno di distanza. Ora va al secondo libero, fondamentale, lo segna, più 4 Milano. 24 secondi che partono ora. Pinton va fino in fondo, non c'è il fallo, c'è il canestro. Fallo ancora di Truccolo su Mariani, 16 secondi e 5 decimi per terminare la partita. 6-3 Milano, 6-1 Udine. Ancora Mariani in lunetta. A segno il primo tiro libero di Mariani, quello del più 3. Due su due ancora per Mariani, più 4 Milano, 65-61, 16 secondi e mezzo per terminare la partita. Riparte Udine. Pinton fuori. Castelli, errore per lui, rimbalzo, c'è il canestro di Ferrari, time out chiesto da Ghizzinardi, a 3 secondi dal termine, 6-5-6-3 per Milano il punteggio. Ci sarà una rimessa in zona offensiva per Milano, se va come prima Udine farà passare un secondo o anche meno con un fallo immediato nella speranza di errore e tiri liberi, con la possibilità con 2 secondi di giocarsi l'ultimo tiro della disperazione. Lo scopriremo subito al termine di questo time out. Tensione altissima che si respira anche tra i tifosi. Alla rimessa Stiepovic, 3 secondi esatti dal termine di questa partita bellissima, entusiasmante. Paleari riceve, subisce il fallo, è passato un secondo come avevamo previsto, il fallo è di Castelli, Paleari andrà in lunetta.
a segno il primo tiro libero di Paleari. Quella della sicurezza, sicurezza quantomeno di garantirsi il supplementare qualora ci fosse il tiro da tre. Paleari va a segnare anche il secondo. Udine, l'ultimo tiro da tre, errore, vince Milano contro la prima in classifica, 67 a 63, è festa al Palaiseo.